In questi 15 anni viene eletto Barack Obama, nasce YouTube e la striscia di Gaza è terreno di nuovi conflitti tra Israele e Palestina. In Abruzzo avviene un terremoto devastante ed esce domani grazie agli artisti uniti per l'Abruzzo. Esce l'iPhone e muore Michael Jackson. Arriva il soul pop con Amy Winehouse. Uno tsunami si abbatte su Haiti, affonda la Costa Concordia. Il Papa si dimette. Bob Dylan riceve il Nobel per la letteratura. Muore Stephen Hawking. Arriva il Covid-19. In questi ultimi anni la musica è cambiata, la gente ha imparato a conoscere come si fa un disco e per cui è diventato tutto molto più conosciuta, è diventata più conosciuta, non è più un mistero. Eh sì, anche nella cosmetica, nel make up, tutto cambia, nascono le influencer che si chiamavano blogger, dove dicono cosa fa bene, cosa fa male, il metodo di comunicazione diventa diretto. No, ma non solo, molti artisti oggi nascono proprio da internet. Quindi non deve essere solo un artista cantante, ma no, deve essere anche un promotore di se mezzo, stesso promotore e di se avere stesso. Anche certo, comunque le capacità comunicative. Io sono sempre stata una spontanea che poi ho un amore incondizionato per questa azienda. C'è dentro tutto l'amore familiare di mia madre, soprattutto di mio nonno, mia nonna, quindi qui c'è dentro la mia famiglia. Da un giorno all'altro noi ci siamo trovati veramente soli e anche lì mia mamma era Laila di Emma Rossetti, ah, okay, certo, perché anche lei era un'immagine importante. Io ho deciso di comunicare completamente diverso, un altro modo, anche perché dopo un anno che mia mamma non c'era più e io e Alessandro stavamo cercando di capire, è arrivata la pandemia. E avete ruoli diversi in azienda? Assolutamente sì, ed è quello che ci salva, nel senso che lui segue tutta la parte di formulazione, confezionamento, produzione, parte tecnica, operativa, diciamo. Sì. Io seguo molto di più il marketing, il commerciale. E ci incontriamo a pranzo, ci incontriamo quando dobbiamo formulare un nuovo prodotto, perché essendo marketing do io certo, molte volte sì, l'idea certo. E poi a sera, la sera dipende poi come è andata la giornata. Come hai fatto a lavorare con tuo marito così tanto tempo? Una pazienza infinita, una, no, perché sei pronto alla rissa costantemente, perché insomma questo qui è un signore che si oppone magari a delle tue idee ed è un tuo socio, non è che è uno che alla fine hai ragione te lo stesso. A me una critica del Salerno mi dà molto più fastidio di una critica di qualcun altro. Io potrei uccidere ogni volta che mi critica, però dopo quando sono da sola ci penso alle sue parole, mentre gli altri cerco sempre di andare avanti. Dimentichi. Con la mia strada, dimentico. Se me lo dice Alessandro dico cavolo, se me lo dice lui, vuole bene me, vuole bene all'azienda eccetera, bisogna proprio ascoltarlo. Però ti viene il dubbio a volte. Terribile, pazzesco, delle risse. Per me sì.